prima relazione del professor Iofrida Maglio, storico della filosofia, professore associato nel Dipartimento di Filosofia e Comunicazione dell'Università di Bologna, particolarmente attento ai percorsi della filosofia contemporanea e francese, e ci presenterà un paper dal titolo La critica del dualismo mente-corpo in Merleau-Ponty. Grazie professore, a lei prego. Sì, innanzitutto voglio ringraziare io alla SIPR per questa bella occasione di discutere di un tema come questo che è assolutamente centrale nel dibattito contemporaneo, ma anche nelle problematiche non solo filosofiche in cui oggi ci confrontiamo. Grazie anche per l'ospitalità e questa bella sala. Dunque, tema della coscienza incarnata. Vediamo prima di tutto di fare alcuni chiarimenti riguardo al modo con cui ne vorrei parlare stamattina, perché se ne può parlare in sensi molto diversi. Del resto, giustamente Daniela De Robertis già ha presentato alcune precisazioni nel suo intervento. Il modo con cui io vi parlerò della coscienza incarnata è legato soprattutto al problema della nostra corporeità e al problema del suo rapporto con il momento linguistico della nostra espressione. Preciserò ora poi nel corso del mio intervento che senso ha concentrarsi su questi due elementi. Vorrei ancora dire che scegliere questo taglio è anche legato alle problematiche attuali ed è legato anche, penso, al fatto che ne parliamo oggi nell'ambito di una società di psicanalisi. Allora, parto da una considerazione di carattere molto generale, che è filosofica, che però mi sembra molto importante per arrivare a fare questa precisazione del taglio con cui parliamo della coscienza incarnata. Questa precisazione riguarda la questione del materialismo. Noi parliamo di coscienza incarnata, parliamo di corporeità, di tentativo di andare al di là del dualismo mente-corpo, come sentivamo appunto anche da Daniela. C'è un problema grosso qui che ci troviamo subito di fronte, cioè nella tradizione filosofica questa questione è legata alla tradizione materialistica. La tradizione materialistica che è quella di una filosofia che grosso modo, insomma, diventa importante e si costituisce nella sua autonomia, importanza e modernità a partire dall'illuminismo e a poi nel positivismo il suo trionfo. Quindi materialismo settecentesco e poi le posizioni di Feuerbach e quelle di Marx, il XIX secolo. Qualcuno dirà, ma perché ora ci porta così indietro a parlare di queste cose che in fondo dal punto di vista filosofico possono essere considerate come un po' archiviate, In realtà non sono archiviate per niente, perché in realtà questa posizione filosofica è estremamente viva oggi fra noi, non tanto fra i filosofi appunto, ma è viva perché è ancora in gran parte la coscienza filosofica spontanea, come avrebbe detto un filosofo francese, degli scienziati, perché uno scienziato che agisce, un fisico e soprattutto, anche ci interessa ancora di più, un biologo oggi, è ancora spontaneamente un materialista meccanicista.
Questo è un problema con cui ci dobbiamo confrontare, che investe anche, non è un problema solo teorico, perché è un problema che noi incontriamo quando andiamo dal medico, quando ci troviamo di fronte a certe pratiche negli ospedali, ci troviamo di fronte a questa filosofia incarnata e spontanea, che è il positivismo meccanicistico. E questo grande continente delle scienze cognitive, di cui di nuovo appunto Daniela ci faceva qualche accenno, no? Anche che è uno dei fenomeni culturali nuovi degli ultimi 20-30 anni, non si sa bene se sono filosofia, se sono qualcos'altro, eccetera, eccetera. Beh, è una nebulosa, ma molte di quelle posizioni ancora riprendono questo materialismo meccanicista. Ecco, vorrei poi ricordare, appunto perché siamo in un contesto psicanalitico, che questo meccanicismo comunque ha un po' tenuto a battesimo la stessa psicanalisi, perché è quello, lungi da me di voler ridurre questa ricchissima opera di Freud a questo, però lo sappiamo tutti, è nato dentro questa configurazione, è stato anche un ricercatore, diciamo, in campo psicofisiologico, insomma, no? Quindi, e di questo si sentono nella sua opera, si sente molto il peso. E da questo punto di vista dobbiamo dire che sentiamo, almeno io sento, poi voi siete più competenti di me in questo campo e mi direte, ma io sento ancora per certi aspetti giusta la reazione di Jung, che certo è ricorso a una metafisica greve spesso a questi elementi magici, però perché secondo me sentiva il problema del peso di certi concetti così deterministici, così meccanici nelle posizioni di Freud. Ecco, devo dire che ho citato Freud e Jung, devo dire che in campo psicanalitico un altro personaggio che, come Jung, in maniera diversa però, ha cercato di reagire, che si è posto il problema di liberare questo grande tesoro che è il pensiero di Freud da questi condizionamenti meccanicistici, positivistici, è stato Lacan. E così mi avvicino un po' di più questo Jacques Lacan, questo grande personaggio della cultura francese, non dico psicanalista perché in fondo poi ancora oggi la sua influenza più grande in campo filosofico. Lacan, questo grande personaggio della cultura francese degli anni 50 e 60, diciamo, che cosa ha fatto? Ha cercato di sostituire a questo retroterra positivistico che c'è nell'opera di Freud invece un retroterra linguistico. E la grande operazione di Lacan è quella di diciamo, far recedere tutti questi elementi biologistici che ci sono nel pensiero di Freud e di dire l'inconscio è strutturato come un linguaggio. E così incontriamo questa problematica del linguaggio, che poi appunto è quella interna a questo asse del problema del linguaggio è organizzato questo mio intervento, perché certamente la posizione di Lacan è una posizione che ha avuto un grandissimo valore, però oggi non ci soddisfa. Perché? Perché certamente ha avuto il valore di cercare di uscire da questo materialismo meccanicistico in questo modo, ma attraverso la riproposizione di un modello che è completamente astratto, culturalistico, questo modello del linguaggio. Quello che io allora vorrei cercare di dire oggi è innanzitutto che questo modello del linguaggio, questo modello, questo paradigma del linguaggio, che è quello che ha dominato anche la filosofia, mi sembra anche larghi strati della psicanalisi, dagli anni 80 fino più o meno ai nostri giorni, e oggi non soddisfa più.
Quindi io vi parlo di corporeità anche in questo senso, come nel senso di un paradigma diverso, che non è ovviamente quello positivistico, ma non è nemmeno quello così culturalistico e astratto, che di una certa ermeneutica, di una certa priorità del momento linguistico, come abbiamo conosciuto dagli anni 80 in poi. Parlo dell'Italia, ma insomma è stato anche un fenomeno internazionale. Detto in termini psicanalisti, proprio della psicanalisi, e rivendicare questo carattere non linguistico è rivendicare che è il nostro corpo che parla, e innanzitutto che ha un suo linguaggio che è irriducibile a quello superiore, quello della nostra coscienza. Certamente in questo senso, quando Lacan diceva l'inconscio è strutturato come un linguaggio, aveva avuto anche un'intuizione geniale, soltanto che bisogna vedere quale linguaggio, bisogna capire che c'è una specificità del linguaggio del nostro corpo che è riducibile a quella del linguaggio superiore. Allora, adesso nel seguito di quello che dirò cercherò di articolare meglio questa questione della distinzione fra due tipi di linguaggio, fra due livelli linguistici. Uno che è quello, il nostro linguaggio, quello, diciamo, con cui sto parlando ora a voi, quello trasparente, razionale, quello che si chiama il logos, insomma. E l'altro invece un linguaggio che è un linguaggio incarnato, della coscienza incarnata, se volete dire, se vogliamo dire. Ecco, io, questo è un po' il centro del mio discorso sulla coscienza incarnata. Come dire che si tratta di capire come il nostro corpo sia non appunto questo aggregato meccanico, ma sia un allaccio di materia e senso, di materia e senso, e di capire come questo allaccio è radicalmente diverso, questo senso che compare, questo senso che compare nei nostri gesti, no? Che sono un linguaggio molto diverso da quello razionale, come appunto questo tipo di linguaggio si distingua da quello dichiarativo, più specificamente linguistico, logico. Allora, è qui che si colloca, come già veniva accennato anche da Daniela De Robertis, la lezione della fenomenologia, perché effettivamente è Husserl, è soprattutto però un certo Husserl, e la lettura che ne ha fatto questo filosofo francese Maurice Merleau-Ponty, che ha fatto ha fornito un'interpretazione originale sua della fenomenologia husserliana, è in questi temi fenomenologici che si trova il concetto di si dice proprio in terminologia fenomenologica, un Leib che non è un Körper, cioè di un corpo vivente, che è qualcosa di radicalmente diverso da un corpo meccanico. Questo corpo vivente è la sede di questa conoscenza che, sempre in termini fenomenologici, si chiama una conoscenza pretetica, cioè a dire che è preconscia, non è una conoscenza completamente trasparente, chiara. Più precisamente qualcosa che sta proprio al limite fra coscienza e inconscio. Allora, anche per chiarire le cose con cui ho cominciato, devo dire che qui in realtà non si tratta solo della tradizione fenomenologica. Husserl e Merleau-Ponty in particolare hanno tratto
molte delle loro elaborazioni filosofiche, hanno fatto, hanno fatto un'elaborazione filosofica di una serie di ricerche più propriamente scientifiche che fra gli anni 10 e gli anni 30 del XX secolo avevano radicalmente messo in discussione le impostazioni appunto positivistiche e di carattere deterministico della psicofisiologia. Parlo, dico, delle grandi ricerche della psicologia della Gestalt, quindi qui per chiarire il filo del discorso, la prima grande crisi del meccanicismo nel campo delle scienze della vita è questa, cioè è questa che determina, è una crisi anche interna, cioè non è una crisi solo filosofica. Sono una serie di grandi ricerche, quelle di Gepp, quelle di Kafka, quelle di questi grandi esponenti della psicologia della Gestalt, che mettono in crisi l'idea che il nostro organismo sia una macchina, che il nostro organismo sia una macchina. La Gestalt ha una sua centralità in tutto questo, questa forma di psicologia che appunto si è svolta, ha avuto il suo massimo, il suo fulgore fra le due guerre, però non si tratta solo di Gestalt, diciamo che in quel periodo c'è stato un certo riorientamento delle scienze della vita, e qui vi devo ricordare un personaggio poco noto, perché queste concezioni, come ora vi dirò, poi sono state molto occultate, di un biologo che si chiama Kurt Goldstein, che è l'autore di un capolavoro, insomma, una grande sintesi sul corpo, proprio sul corpo umano, che si chiama La struttura dell'organismo, che è uscito nel 1934, che è una vera e propria Bibbia della fisiologia antipositivistica. Ora qualcuno mi domanderà subito, ma come mai questo signore non se ne parla mai? Effettivamente questo tipo di ricerche, e qui siamo davanti appunto a uno dei problemi in cui ci confrontiamo oggi di fronte alla situazione della nostra situazione culturale di oggi, a partire dalla Seconda Guerra Mondiale, quindi poco dopo, una decina d'anni dopo che Goldstein pubblica questo grande testo, ricomincia una grande ondata di meccanicismo, ed è quella in cui siamo ancora immersi. Devo dire che però ci sono delle controtendenze. Devo ricordare che per la prima volta, soltanto 2 anni fa, pensate, però finalmente questo testo è stato tradotto anche in italiano, e che comunque invece una ventina d'anni fa è stato ripresentato in inglese nel contesto quindi anglosassone, un contesto particolarmente ostile a queste cose, introduzione in inglese da un neurofisiologo celebre che è morto purtroppo proprio da poco, cioè da Sachs, che lo ha ripresentato proprio dicendo più o meno questo nella prefazione. Certo, oggi questo programma è un po' arretrato, però alcune linee di fondo, essenzialmente l'idea di non ridurre l'organismo a una macchina, sono ancora valide. Ecco, quindi questo per dire che sono cose che certamente che implicano insomma una battaglia culturale in corso, che è ancora minoritaria. Le tendenze scientifiche non meccanicistiche sono ancora minoritarie. Vediamo ora allora a questo punto che cosa si ricava da questo insieme di riferimenti per quanto riguarda il nostro problema della coscienza incarnata.
Da questo insieme di ricerche, Goldstein, psicologia Gestalt, Merleau-Ponty, Husserl, veniva fuori una nuova visione del fenomeno percettivo, quindi di questo elemento basilare della nostra vita che è la percezione. La percezione, quindi, se volete, siamo a un livello anche empirico, perché la percezione è il livello basilare, diciamo, della nostra conoscenza. Allora, per capire meglio questo punto, dobbiamo un attimo, per capire quindi poi come in fondo il fenomeno percettivo sia questo logos incarnato, questo linguaggio del corpo, distinto in maniera essenziale da quello superiore, per capire questo dobbiamo fare un breve cenno a Kant. A Kant, per capire proprio la distinzione che c'è di un'idea di logos incarnato, come l'idea di logos incarnato si distingua nettamente da certe posizioni di Kant. Kant certamente è stato uno che aveva cercato, lo spiego molto semplicemente, ci sarebbe una quantità di tecnicismi qui impressionanti, però le cose fondamentali le possiamo dire anche in una maniera un po' più semplice. Aveva cercato di uscire certamente dal dualismo di materia e mente, di materia e spirito, che diciamo è classicamente presentato da Cartesio, però in realtà non c'era riuscito. Perché? Proprio perché in Kant effettivamente questo momento di logos incarnato non c'è, questo momento della percezione, questo momento di sintesi non intellettuale. È vero che Kant cerca di pensare un momento di unità profonda fra sensibile e se intellegibile, ma alla fine, nel cuore della critica della ragione pura, l'unità è prodotta da un io astratto, intellegibile, che sintetizza il sensibile. La soluzione di Kant è questa, cioè il mio io, la famosa rivoluzione copernicana, il mio io è lui che costruisce i concetti, che unifica il sensibile. Il sensibile di per sé, se io mi affido al mio corpo, ho il caos delle sensazioni. Tutto l'ordine viene da questo io intellettuale. Quindi il mio corpo non potrebbe parlare se non ci fosse la mia mente che conferisce un senso, che unifica. Così molto in sordone vi ho spiegato l'idea trascendentale di Kant. Allora, il punto che noi scopriamo oggi, che su cui hanno insistito questa tradizione fenomenologica, Merleau-Ponty, eccetera, è che invece il mio corpo ha una sua logica che è indipendente da quella dell'intelletto. Non ha bisogno di concetti per poter svolgere le sue funzioni. Anzi, quando il mondo della coscienza etica, razionale, eccetera, si mette a insistere troppo, a volere comandare troppo, il corpo si ribella, e si mette a fare le pizze. Da questo punto di vista, vi ricorderete quel pezzo della coscienza di Zeno, proprio all'inizio, in cui il protagonista cerca di pensare come muove la gamba. Come vi ricorderete, si mette rapidamente a zoppicare, perché noi non muoviamo la gamba sapendo di muoverla, non con la coscienza chiara e trasparente di muoverla. Quello è il linguaggio del corpo, quello è un momento di autonomia del corpo che non può essere sostituito da una razionalità astratta. Quindi credo che con questa abbiamo fatto un primo passo per capire la specificità del corpo e la sua autonomia rispetto alla razionalità astratta. Poi potremmo ancora aggiungere, per riferirci a delle cose che sono delle ricerche che sono abbastanza recenti, poi ci sono gli animali che vengono a guastare la festa a Kant, nel senso che, come sappiamo da ricerche recenti, gli animali si sono messi a parlare, potremmo dire, perché sappiamo che
dalle ricerche, per esempio, di questo ricercatore anglosassone di cui Alberto Lorenzini, a cui Alberto Lorenzini si rifà spesso nel suo ripensamento della psicanalisi, che alle scimmie superiori si può insegnare un linguaggio che non è complesso come il nostro, ma che è a tutti gli effetti un linguaggio, compreso i suoi aspetti emotivi. Quindi qui voglio dire, queste scoperte anche sulla questione del rapporto animale-uomo sono delle novità molto grosse rispetto a tutta una tradizione che scava questa grande distanza fra gli uomini e gli animali. Vi cito questo perché chiaramente voi capite che questi animali che sono capaci anche di imparare a parlare, tanto più, voglio dire, hanno una loro autonomia vitale, hanno una loro hanno questo logos incarnato, non sono pure macchine. E d'altra parte, diciamo che dentro questa questione di un paradigma della coscienza incarnata di cui vi sto parlando, rientra anche questo fenomeno che noi vediamo nelle nostre società ormai da un certo numero di anni, cioè della nuova attenzione, del nuovo statuto che ha la figura dell'animale. Ce l'ha spesso anche a livello personale, ma pensate a quanto nelle nostre società stiano progredendo queste tematiche animalistiche, questi problemi dei diritti degli animali, eccetera. Al di là poi delle varie posizioni anche estreme che ci sono, secondo me questo è un segno di una nuova sensibilità verso questo aspetto di coscienza incarnata, anche questo. Altri aspetti che riguardano queste questioni, altri momenti, insomma, altre ricerche che convergono tutte verso questa rivalutazione di un modello di questo corpo vivente e che comunica con gesti, non con parole, che questa sua razionalità incarnata, sono le ricerche di Tronick e Zander, questi psicologi di cui voi avete spesso parlato nella rivista di ricerca psicanalitica e gli avete prestato molta attenzione, in cui si vede attraverso ricerche propriamente scientifiche quanto la comunicazione non verbale, attraverso i filmati dei rapporti, delle relazioni fra madri e bambini, spesso ancora in momento prelinguistico, quanto conta la comunicazione facciale, gestuale, quanto questa sia fondamentale nello strutturare anche la relazione madre-figlio, quindi formativa anche degli aspetti emotivi, della maturità emotiva del figlio. Aggiungo infine come elemento che porta sempre in questa direzione, di nuovo in campo scientifico, le ricerche di questa grande figura che non mi sembra riduttivo chiamare scienziato, che è Gregory Bateson. Anche in Gregory Bateson, questo non sappiamo bene, lo dico scienziato, ma è stato etnologo, ma è uno dei costruttori dell'informatica, eccetera. Una delle elementi fondamentali che emergono dalle sue ricerche, lo si trova in Verso un'ecologia della mente, ma anche in altri suoi testi, è l'idea appunto che ci sono due modi di comunicazione. Un modo di comunicazione che è quello primario, che è quello degli animali, che è quello di una comunicazione che non è evidentemente verbale e iconica, che non conosce la negazione, eccetera. E poi c'è l'altro modo, che è quello superiore. Questi sono due modi che sono
distinti, e si tratta di trovare il modo anche di conciliarli, il modo di conciliarli. Ecco, quindi certamente anche Bateson, si potrebbe dire, è uno di questi scienziati un po' minoritari, ma anche da lì, anche da lui, anche da queste figure, diciamo, un po' ereticali della ricerca scientifica contemporanea, proviene la ricerca di questo modello incarnato che non sia meccanicistico, che non sia meccanicistico. Ecco, allora, in questa ultima parte del mio intervento vorrei cercare di chiarire ancora un po' che cosa sia questo logos incarnato, questa coscienza incarnata, accennando alcuni concetti che sono quelli più specificamente di Merleau-Ponty. Questi concetti sono quelli di inerenza e di chiasma. Cercherò di essere il più chiaro possibile, premettendo che sono dei concetti che nello stesso testo di Merleau-Ponty sono estremamente difficili. Perché? Non perché il povero Merleau-Ponty voleva per forza confondere le teste dei suoi lettori, ma perché effettivamente siamo in dei luoghi, dei punti veramente paradossali, perché per pensare i quali e per esprimere i quali non c'è spesso una comunicazione lineare. Allora, cosa vuol dire innanzitutto questa cosa della inerenza, che è molto importante per capire un po' il salto di mentalità che dobbiamo fare per riuscire a escludere un certo dualismo, per l'appunto. E allora riprendiamo un attimo il filo della polemica con Kant. Qua il poveretto oggi facciamo fare la parte della testa di turco. In realtà, cioè, voglio dire, Kant non si riduce a queste cose, perché è un filosofo immenso, dove c'è anche molto altro, però ora prendiamo, diciamo, alcune cose che lui ha detto che ci fanno comodo. Allora, in realtà, alla fine, nella posizione, diciamo, della prima critica, tanto per rispettare un po' Kant, lì la nostra conoscenza, come ce la delinea Kant, che è questa di questo io, che costruisce tutto il mondo praticamente, che impone le sue forme a tutto il mondo, e questo io quindi è esterno al mondo e gli impone estrinsecamente i suoi concetti in modo da poterlo organizzare, lo dicevamo prima. E il problema è che in questo modo, un po' tragicamente, l'io di Kant si ritrova a essere isolato rispetto al mondo reale, perché è dietro uno schermo a questo punto. Ha costruito tutti questi occhiali, tutti questi filtri che lo mettono in comunicazione per poter organizzare il mondo, e poi, come dice lui stesso, il noumeno è irraggiungibile. Che cosa sono le cose in sé a quel punto? Ecco, questo è un grande schema, voglio dire, per carità, appunto, ripeto, non è che parliamo del massimo filosofo dell'età contemporanea, alla fine. Il punto da scalfire è proprio questo: noi non siamo invece in questa situazione di distanza, non siamo esiliati dal mondo. Il modello che chiamiamolo della coscienza incarnata, che sto qui presentando, che presenta Merleau-Ponty, eccetera, è il modello, come modello di inerenza, è un modello che ci presenta l'idea che invece noi siamo immersi nel mondo, non siamo radicalmente separati, ci siamo dentro. Perché? Perché in fondo poi tenete conto che qui si tratta di una riflessione sul statuto del vivente. In tutti questi personaggi di cui vi ho parlato, da Husserl a Bateson compreso, e il vivente è un qualche cosa che ha rapporto con se stesso e nello stesso tempo però ha rapporto con un ambiente in cui esso è collocato. Questa è la dialettica, del vivente. Il vivente, cioè, che poi voglio dire, è il nostro corpo, non ha a che fare
con un materiale completamente esterno, è immerso in mezzo alle cose. I nostri sensi funzionano così, non funzionano come se ci fosse questo io, come dice qualche volta Merleau-Ponty, dice Cartesio pensa che il nostro io sia come un cosmoteoros, cioè sia come un Dio che guarda le cose dall'esterno, è lì in alto e guarda. No, invece noi le guardiamo da dentro. Inerenza significa che io ho a che fare con un mondo di cui faccio parte, quindi non sono esiliato, ne faccio parte. Questo non significa che non ci siano dei problemi, perché se ne faccio parte, però nello stesso tempo ho anche una mia autonomia, però non è come se fossi esiliato. Quindi le nostre sensazioni, ciò che vediamo e ciò che udiamo, lo spazio in cui ci muoviamo e il tempo che abitiamo, non sono cose estrinseche che maneggiamo come oggetti, come semplici oggetti, ma una realtà di cui noi stessi siamo parte, in cui quindi l'aspetto oggettivo e quello soggettivo sono intrinsecamente, essenzialmente allacciati. Si possono fare vari esempi di questo. Un esempio è quello appunto che fa Merleau-Ponty a un certo punto nella fenomenologia della percezione, di come io mi muovo nel mio appartamento, di come il mio corpo si muove nel suo appartamento appunto come a casa propria, anticipando una serie di movimenti, rapportando tutto a sé, eccetera. Un altro esempio che fa Merleau-Ponty, famoso per noi insomma, è quello di come il calciatore si muove nel campo di calcio. E dice Merleau-Ponty, il calciatore quando si muove nel campo di calcio non è che pensa che deve, cioè ogni tanto pensa anche naturalmente, però la base del gioco del calcio non è una riflessione, è questa percezione profonda che lui ha del campo come campo di forze, che fa sì che per esempio fare un certo cross viene come una forza dall'interno del campo stesso, non come un pensiero estrinseco. Il calciatore abita in questo, il campo di calcio, non è un cosmoteoros. Ecco, questi due esempi per spiegare questo concetto dell'inerenza, appunto, che poi è un concetto, se volete lo potete esprimere anche come un'idea per cui noi siamo in un rapporto di partecipazione. Non un rapporto di estrinsecità, partecipazione. Ripeto, questo non vuol dire che non è un panteismo, perché se io fossi una parte del mondo e non avessi però degli elementi di autonomia, a quel punto poi scomparirei come un individuo, è una vecchia questione spinoziana, come sto dicendo. Questo non vuol dire neanche che l'unica soluzione per avere una differenza e una distinzione sia quella di fare una separazione assoluta di due sostanze, come l'aveva fatta Cartesio. Il concetto di chiasma è un concetto complesso su cui ora però voglio piuttosto insistere per concludere, perché vedo che mi mancano 5 minuti. Per concludere preferisco insistere su altri concetti. Il chiasma comunque significa, detto proprio così, nella maniera più chiara possibile, che io non sono appunto un elemento esterno al mondo, sono come l'altra faccia del mondo. Sono come se il mondo fosse il recto e io ne fossi il verso, per esprimere questo rapporto di internità. Ma invece vorrei concludere con alcune considerazioni sul rapporto che hanno questo insieme di concezioni, questo modo di vedere la coscienza incarnata, con il problema della cultura orientale, della passività e della libertà. Dico cultura orientale perché questo è un altro fenomeno, come quello dell'animale, no? A cui assistiamo da molti anni nelle nostre società, c'è questo diffondersi di concezioni spesso
spesso inquietanti, di tipo orientale, spesso sono di tipo New Age, però in cui, che secondo me sono il sintomo che il paradigma prometeico dell'occidentale, cioè dell'idea, per paradigma prometeico intendo quel paradigma di quell'io che costruisce tutto il mondo, di cui parlavo prima con Kant. Questo paradigma è in crisi. Voi sapete che invece nelle culture orientali c'è tanta attenzione invece per il dare limiti all'io, di dare limiti a questi momenti di consapevolezza tetica. Allora, parlando di questo antiprometeismo e per cercare di... la cultura occidentale è un privilegio, ha come sua caratteristica il privilegiare questo aspetto attivo. Vorrei ricordare che appunto in Husserl, in Merleau-Ponty, in Heidegger c'è questa attenzione al fenomeno della passività. Invece di essere un soggetto integralmente attivo, il soggetto è insieme attivo e passivo. Di nuovo pensate al modello dell'inerenza. Io sono dentro a un mondo, questo significa appunto che sì, ci sono con una mia attività, ma nello stesso tempo fondamentale è che io riceva, che io sia in una posizione ricettiva. Allora, per concludere il mio intervento, voglio semplicemente, per dare l'idea della novità di paradigma che appunto che comportano queste concezioni, ripeto, noi siamo abituati a parlare di una libertà come possesso. Invece in questo paradigma sono gli elementi passivi sono fondamentali. C'è un passo che secondo me è molto bello della fenomenologia della percezione di Merleau-Ponty, che è appunto dedicato al problema del sonno. Quindi pensate, filosofia occidentale ha sempre privilegiato la veglia. In questo tipo di filosofia il sonno, anche questo momento di abbandono è un momento fondamentale, altrettanto importante di quello attivo. Pensate appunto che Merleau-Ponty considera questo paradigma come fondamentale per capire tutta la struttura della percezione, perché il rapporto che c'è, vi leggo la citazione, i rapporti fra il senziente e il sensibile sono paragonabili a quelli fra il dormiente e il suo sonno. Il sonno viene quando un certo atteggiamento volontario riceve improvvisamente dall'esterno la conferma che attendeva. Perché io non è che mi addormento quando voglio addormentarmi. Se mi voglio addormentare è la volta che muoio di sonno. Io respiravo lentamente e profondamente per chiamare il sonno, e a un tratto si direbbe che la mia bocca comunica con qualche immenso polmone esterno che attira e respinge il mio respiro. Un certo ritmo respiratorio, poco fa voluto da me, diviene il mio essere stesso, e il sonno, finora perseguito come significato, improvvisamente si fa situazione. Allo stesso modo, ecco, questo schema di un sonno che a un certo punto mi invade, quindi questo aspetto per cui il rapporto col mondo è anche questo rapporto di passività, è lo stesso che io ho con la sensazione. Allo stesso modo io presto orecchio, guardo nell'attesa di una situazione e di colpo il sensibile prende il mio orecchio e lo sguardo. Io abbandono una parte del mio corpo, anche il mio corpo intero, a quella maniera di vibrare e di riempire lo spazio che è il blu o il rosso. Come il sacramento non solo simbolizza sotto le qualità sensibili un'operazione della grazia, ma anche la presenza reale di Dio, la fa risiedere in un frammento di spazio e la comunica a coloro che mangiano il pane consacrato, purché siano interiormente preparati, così insensibile
ha non solo un significato motorio e vitale, ma non è altro che un certo modo di essere al mondo che ci viene proposto da un punto dello spazio, che il nostro corpo, se ne è capace, riprende e assume. La sensazione è alla lettera una comunione. Come ultimissima cosa voglio dire che, in queste visioni della coscienza incarnata, di un logos incarnato, eccetera, non si tratta però ovviamente di contrapporre il logos corporeo al logos razionale. La razionalità è un valore, è un valore. Il problema è che essi non siano separati, il problema è che la razionalità ha la sua radice nel logos corporeo, e quindi il problema è di tenere insieme questi due livelli. Penso che anche per quanto riguarda il rapporto fra paziente e analista, per quello che succede in una seduta di analisi, questo possa essere un modello utile. Vi ringrazio.